Contropiede del CMB che si spegne sul nascere. Sanchez recupera d'improvviso, sterzata. Sanchez! David Sanchez! Tienda! 1:12. Si è sbloccato il risultato con i padroni di casa in vantaggio. Chiuso da Murilo, gran giocata di Visonan. Diagonale! Che gol incredibile da parte di Lucas Visonan! Sono passati appena 2:11, 2-0 CMB. Linares su di lui, Gesulito lo lascia sul posto, che giocata di Gesulito, sale parapiede, apertura per Tobe, Visonan, 3-0, d'antologia il 3-0 di Linares. Da due avversari non riesce a servire Calderoli, Linares alla battuta per il più vicino Vega, palla verso la rete e c'è la rete del 4-0 con la porta sguarnita. Fa festa il signor prestito CMB. Sanchez, Zancanaro a spazio e c'è una rete incredibile, incredibile la rete di Marzio Antonio Zancanaro. 5-0 CMB, si rialza d'improvviso. Coco per Murilo, palla in mezzo di testa, Gui, e c'è la rete di Coco Wellington che furbescamente nella mischia beffa Weber. 5-1 a questa punta. Sta ad operare Weber, lancio verso Visonan di spalla, lotta con Calderoli, si arrabbia non poco Bellarte, fallo di Visonan, doppio giallo ed espulsione. Coco, limite dell'area di rigore, diagonale, respinto, arriva Murilo, 5-2 Acquasapone in gol, capitan Murilo. Weber prova la battuta a rete, chiuso da due avversari, serve Caruso, in avanti per Sanchez, 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 con una finta mette a terra Murilo ed è 6-2 CMB. Calderoli, Jonas in prima intenzione e Gesulito ha la possibilità di toccare addirittura due volte il pallone prima di mettere dentro la rete del 6-3, con ancora un bel po' da giocare. Jonas, bolide raso terra, 6-4 Acquasapone, partita apertissima. Wellington pronto a tornare in campo, Caruso per il CMB, palla in mezzo e arriva la rete di Calderoli, minuto numero 17:01, 6-5 Acquasapone. Spallone recuperato da Jonas, lotta Gesulito, apertura per Tobe, croce al portiere, Tobe, Roberto Tobe, 7-5, esplode come un vulcano il Pala Saponara. Cerca e trova Jonas in mezzo, Sanchez, il gioco viene fermato per un calcio di rigore, mani di Sanchez e calcio di rigore, parte Jonas, tiro e c'è la rete, partita riaperta nuovamente per l'ennesima volta, 7-6. Coco, Gesulito a spazio, ancora Jonas, apre per Murilo, palla per Calderoli di tacco e c'è la rete, 7-7 di tacco, 7-7 di tacco, Calderoli, e arriva il fischio finale, è 7-7, una partita che ha regalato emozioni infinite. Penso che in questa occasione, solo in questa occasione, siamo stati superiori all'Acquasapone. Poi il portiere in movimento per 25 minuti contro la squadra che lo fa meglio probabilmente in Serie A, ci sta anche subire dei gol. Peccato per quel rigore inventato dall'arbitro, perché comunque ha cambiato la partita. È stata veramente una bellissima partita, un grande spettacolo sotto tutti i punti di vista. Prima di tutto voglio fare un grande ringraziamento al pubblico che è venuto qua oggi e ha riempito il palazzetto qua di Salandra. È stato un grande spettacolo, prima di tutto una grande partita giocata a viso aperto da due grandi squadre, e alla fine c'è un po' di rammarico sicuramente in bocca per il grande vantaggio che abbiamo guadagnato, però loro sono una grande squadra, hanno saputo soffrire, hanno saputo fare bene il portiere in movimento e sono riusciti a pareggiare nel finale. Si aspettava oggi tutte queste foto con i tifosi? Beh, no, tutte queste foto veramente no, è un'accoglienza pazzesca. Grazie a voi e complimenti per tutto il pubblico e tutta la squadra. Grazie.